Buongiorno a tutti, carissimi rossoneri, ma anche non rossoneri. Intanto oggi mi sembra venerdì, allora siamo alle porte del weekend. Via la vi auguro. Buon weekend come sempre. E poi buona Serie A, buon match soprattutto. Buon, spero, più per noi che per voi gobbi. Sinceramente, scusate la mia. Sono diretto. Buon match per noi. Quello di domani sera a San Siro. Comunque, prima di iniziare, vi ho detto che ho un ospite qui che sta fremendo per arrivare, per entrare e farsi vedere. Aspetta un attimo, aspetta, aspetta. Ora rimanete sintonizzati. Prima vi invito a lasciare like, sostenere il canale, commentare se vi va, ditemi cosa ne pensate di quello che dico e le vostre sensazioni a riguardo questo big match di San Siro. Tra le più grandi realtà calcistiche italiane della storia, Milan Juve. Ok, ma innanzitutto eccolo qua, ve lo presento perché è giunta l'ora. Guarda, vi dico che ci sono. È tanto tempo che gli sto dietro, che lo chiamo, guarda, vieni con me. È venuto fin qua a casa mia, dove abito io. È venuto per fare un video insieme a me. Anzi, ha anche deciso. Anzi, se l'è sentita di creare una collaborazione. Io sono stato dentro, ho insistito, l'ho cercato, l'ho voluto e alla fine l'ho ottenuto come mio ospite speciale. E che ci farà accompagnare nell'arco della stagione, dovete sapere, questo sappiatelo. Ve lo presento, eccolo qua, vieni, vieni, vieni. Vieni, eccolo qua, l'ospite, ciao Romelu, ciao. Eccolo qua, il nostro mascotte è voluto venire. Ma quanto ti ho chiamato, ma quanto ti sono stato dietro. Ma qui è vero, ti sei fatto un po' desiderare, perché poi con gli infortuni e poi dovevi insomma riconquistare il popolo nerazzurro, ma ti sei fatto biondo, ma non lo sapevo, è fatto biondo, vedete? Guarda il capello, ciao, grande, vediamo qua, si vede, no, ti si vede, allora sta con me, sta con me. Il mio nuovo ospite del canale, eccolo qua, ve lo presento, in carne e seta. Romelino, ciao. Allora, dicevamo, stavo presentando il match di domani tra due nobili del calcio italiano e mondiale, Milan e Juve. Allora, dicevamo che noi dopo la scoppola, mi senti bene? Aspetta, mi metto più su. Noi dopo la scoppola, sono curioso perché dopo la scoppola rimediata a Stamford Bridge, che secondo me, ripeto, più che altro ce la siamo creata noi, perché c'è tante cose che abbiamo sbagliate proprio noi. Loro sono una squadra forte e tutto, ma non mi sono mai sembrati tutto quello irresistibile come volevano far credere. Diciamo che siamo stati noi che ce la siamo proprio creata e beccata. Una bella bruciante sconfitta. Non influisce niente per il girone. Però dovremo dare un cambio di rotta in questa Champions League, perché le altre prossime tre partite, a partire da martedì con loro, sarà il primo match point. Vero? Vero Romelino? Poi ti fa due domande. E poi volevo dire, per la gara di domani la vedo tosta. E come ha detto, ma anche ieri, e lo dico da un po' di tempo, secondo me potrebbe essere una gara sulla falsariga di quello dell'anno scorso. Ovvero una Juve che viene molto attenta, accorta, noi uguale perché non vogliamo perdere, e sarà basata una partita molto tattica, molto sul tatticismo, il che secondo me influirà molto sullo spettacolo, ma in Italia ragazzi è così, partite entusiasmanti, aperte, botta e risposta tra le squadre, è difficile vederle, sappiamo, abbiamo questa mentalità, però va cambiata, secondo me va anche leggermente cambiata, modificata. Volevo dire, caro Romelino, volevo dire che. Non sai che sta proprio bene, biondo? Volevo dire, io. Allora, ragazzi, fossi in Pioli, farei delle modifiche in formazione. Deve trovare il coraggio di prendere e fare delle scelte. Ovvero, Tomori non mi sembra che stia andando granché. È un periodo no, è un periodo no. Nessuno discute la qualità del giocatore. Però, non è un periodo no. Io proverei Gabbia, o se no c'è anche questo Diouf, buttali nella mischia. A centrocampo c'hai Branks, c'hai Adli, butta entusiasmo, butta linfa nuova, butta dentro, in attacco c'hai Lazetic,
per dare il fare Giroud, non Rebic, che non è una punta centrale, non ti serve a nulla là davanti, non ti dà l'apporto come una punta centrale di ruolo. Rebic, se in caso spostano sulla destra, che siamo scoperti. Ecco, dai una ventata d'aria fresca, perché tornati da una batosta come quella, insomma, ti presenti poi in una gara con la Juve che sta cercando di rialzarsi, avere continuità, soprattutto il campionato, e è un azzardo. È anche un azzardo in quel modo, però. Mandi in campo gente che si vuole far notare, cerca di guadagnarsi un posto e secondo me daranno quel che devono dare. Si impegneranno, quello sicuro. C'è anche Pobega, Pobega, dai, può mettere anche Pobega, diamine. Perché no? Perché no? E questo è una partita molto delicata, vorrà dire tanto per tutte e due le squadre, per voi no, voi l'avete già vinta a luglio. Che partecipate a fa? L'avete. Eh sì, l'avete. No, noi. Sarà un banco di prova importante. Importante perché, insomma, due realtà che noi cerchiamo la conferma e magari continuare in questo momento, tralasciando la parentesi Napoli, Chelsea. Perché bene o male siamo un po' altalenanti, ma tutto sommato competitivi. Affacciati dagli infortuni e anche un risultato buono con la Juve sarebbe proprio di grande aiuto morale. La Juve invece, ragazzi, cerca di ritornare sotto il campionato dopo la vittoria col Bologna, affermarsi anche con noi, può veramente rilanciare i sogni di gloria a scudetto, perché mai dire mai, mai darla per finita una come la Juve. Ci aspetta una bella partita, spettacolare o no, comunque molto tirata, tesa, proprio a fil di nervi, e niente, e niente, niente. Poi ci risentiremo comunque, ci sarà live reaction, e poi domani sera e sul mio canale, su questo mio canale, e poi niente, andiamo per post partita, e poi commenti a caldo, commenti a tiepido, commenti a freddo, vero Romelu? Voi tanto tranquilli, voi, dai, voi vincete. Entrata in azione la mafia cinese, la para con voi non esiste più. Dai, l'hanno proprio stoppata con voi. Saluto a tutti, dai, ci vediamo, un saluto anche da Rumelino, ciao, che si è fatto biondo per l'occasione, ora va perché si deve finire la riabilitazione perché deve tornare a giocare con i suoi compagni. Comunque, ci sentiamo, ragazzi. Like e campanella attiva, sostenete il canale. Fate un salto a barra dei tifosi channel. Il canale, facciamo le live, misto di noi tifosi, per fare due parole sul Serie A e coppe. Ok? Ciao, un abbraccio. Saluto a tutti, Romelu. Ciao, 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 ciao. Forza Milan. Dai, dai, dai.